Esercizio calcola il massimo allontanamento dalla Terra di un oggetto lanciato dalla superficie con una velocità minore della velocità di fuga. Scegliamo per esempio 5 km al secondo, che è minore di 11,2. Inoltre il testo dell'esercizio dice giustamente un oggetto qualsiasi, non dice qual è la massa, perché la massa non conta. Per esempio possiamo scegliere una massa di 2 kg, ma se anche scegliessimo un valore diverso il risultato sarebbe identico, cioè il massimo allontanamento dell'oggetto dalla Terra sarebbe lo stesso. Questo lo dimostriamo tra poco. Ora disegniamo la solita tabella con le due posizioni A e B. A è l'oggetto sulla superficie, B è il massimo allontanamento e è proprio la cosa da calcolare. Le energie sono l'energia cinetica, vedremo che conviene esprimere in megajoule, cioè milioni di joule, 10 alla sesta joule. Poi abbiamo l'energia gravitazionale, sempre in megajoule, e l'energia meccanica in megajoule. Lo svolgimento di questo esercizio si basa sul fatto che l'energia meccanica si conserva perché non c'è l'attrito durante il volo dell'oggetto da A a B, quindi l'energia meccanica non viene dissipata in calore. Allora possiamo dimostrare subito che la massa non conta, la massa dell'oggetto, poteva essere 2 kg o qualsiasi altro valore. Infatti l'energia meccanica si conserva, quindi in A e in B è uguale, ma l'energia meccanica è la somma di cinetica e potenziale gravitazionale in A e in B. L'energia cinetica, 1/2 mv alla seconda, l'energia gravitazionale è quest'altra espressione qui. E come si vede, l'energia cinetica e gravitazionale in A si mantiene uguale all'energia cinetica e gravitazionale in B. Ma in questa uguaglianza, cioè l'energia meccanica in A e in B uguali, possiamo semplificare la massa m piccolo, cioè la massa dell'oggetto. Quindi vuol dire che la massa dell'oggetto non conta niente. Comunque noi per fare i calcoli scegliamo un valore comodo, 2 kg. È comodo 2 kg perché così il 2 si semplifica con 1/2 dell'energia cinetica. Quindi andiamo a calcolare subito l'energia cinetica dell'oggetto in partenza dalla superficie, quindi 1/2 mv alla seconda. Quindi qui abbiamo la metà di 2 kg, 1 kg, la velocità è 5 per 10 alla 3 metri al secondo, al quadrato 25 per 10 alla 6. E quindi il risultato è 25 per 10 alla 6 vuol dire mega joule. Ed ecco qua i 25 megajoule dell'energia cinetica iniziale. Possiamo anche calcolare l'energia gravitazionale all'inizio, perché questa è la formula. Abbiamo tutti i dati, la massa della Terra, la massa del sasso e la distanza iniziale del sasso, dell'oggetto, dal centro della Terra. Un tipico errore degli studenti è che all'inizio immaginano che la distanza dell'oggetto dalla Terra sia zero perché parte dalla superficie, ma in realtà dobbiamo sempre considerare la distanza dal centro della Terra, quindi non è zero ma è il raggio terrestre. Andiamo a sostituire i valori, questa è la costante G, la massa della Terra, la massa del sasso, il raggio terrestre. Semplifichiamo tutte le unità di misura, rimane newton per metri, joule, e il risultato è meno 125 megajoule, risultato che andiamo a sostituire in questa casella. A questo punto abbiamo all'inizio sia l'energia cinetica che gravitazionale, le sommiamo e abbiamo l'energia meccanica che poi si conserva, e in B questa energia meccanica di meno 100 megajoule rimane sempre uguale, ma in B non c'è più l'energia cinetica perché il sasso si allontana, rallenta, perché la forza di gravità fa su di lui il lavoro resistente, e in B per un attimo si ferma per poi ricadere successivamente sulla Terra. Quindi l'energia cinetica in B non c'è, ma allora vuol dire che i meno 100 joule di energia meccanica sono tutti di energia gravitazionale. E durante la salita del sasso l'energia cinetica iniziale si è trasformata tutta in energia potenziale gravitazionale. Infatti il sasso è salito di quota, quindi aumenta la sua altezza, aumenta la sua distanza dalla Terra, aumenta l'energia gravitazionale. Si vede anche qua l'aumento dell'energia gravitazionale, perché all'inizio l'energia gravitazionale del sasso, quando sta sulla superficie della Terra, è questo valore qua. Invece dopo, quando il sasso è arrivato in B, la sua energia gravitazionale è questo valore qua. Quindi è salita l'energia gravitazionale da questo valore a questo. Questo è l'aumento di energia gravitazionale, è stato un aumento di 25 megajoule a spese dell'energia cinetica, che è diventata zero.
A questo punto qui c'è la nostra incognita, che è il massimo allontanamento del sasso, cioè la sua distanza dal centro della Terra. Infatti noi sappiamo che l'energia gravitazionale in B è meno 100 megajoule, ma l'energia gravitazionale in B è data da questa formula dove c'è l'incognita, cioè la distanza del sasso dal centro della Terra. Con la formula inversa noi possiamo trovare questa distanza dal centro della Terra. Questa è la formula inversa, sostituiamo i valori, la costante di gravitazione G, la massa della Terra, la massa del sasso, 100 megajoule sono 10 all'ottava joule. Attenzione a non semplificare queste due M maiuscole, perché questa è la massa della Terra e questo invece vuol dire milione, cioè 10 alla sesta, mega. Quindi sono due M differenti. Alla fine il risultato è 8 per 10 alla 6 metri, quindi 8 milioni di metri sarebbero 8.000 chilometri. È un risultato ragionevole perché è più del raggio della Terra. Il raggio della Terra è circa 6.400 chilometri, questo valore qua, 6.400 chilometri, il sasso è arrivato a 8.000. Quindi in realtà è arrivato più basso di come sembra da questo disegno. Un disegno più ragionevole è quest'altro, cioè 6.400 km è il raggio terrestre, il sasso sale fino a 8.000 km. Se poi vogliamo sapere la quota H, basta togliere a 8.000 km i 6.400 km del raggio terrestre. E il risultato è 1.600 km, cioè il sasso è salito a 1.600 km d'altezza sopra la superficie.